Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Nel video di oggi passiamo dalla teoria alla pratica su Lightning Network. Quindi l'ultima volta abbiamo visto i cenni teorici su Lightning Network per l'appunto, quindi come funziona, su cosa si basa, che infrastruttura ha. Tra parentesi, se non l'avete ancora visto vi consiglio di guardarlo, altrimenti capirete poco di quello che diciamo oggi. E oggi invece andiamo a vedere come utilizzare la Lightning Network, quindi quali wallet sono i migliori, i più sicuri e i più semplici da utilizzare per desktop, mobile, e inoltre andiamo a vedere anche Tip-in-Me, che è un servizio tutto particolare che ci permette di integrare un wallet Lightning con Twitter, ma non solo, anche con i blog e i siti web. Tra poco lo vediamo. I wallet, vi anticipo, sono Blue Wallet per mobile e Bitlam per desktop. Sono totalmente gratuiti, chiaramente open source, quindi con codice verificabile, e tra poco vi mostro come crearne uno, come trasferirci i primi fondi, cenni di sicurezza, quindi come mantenerlo, come fare cash out alla fine e come tutto ciò si implementa con la Lightning Network e che benefici porta soprattutto. Quindi seguitemi e diamoci un'occhiata. Prima di partire vi ricordo che se apprezzate sempre il mio lavoro e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like a questo video, così che io abbia un incentivo sempre a continuare a produrre, vista la vostra gratitudine. Iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanellina per non perdervi nemmeno un video appena esce, ricevendo la notifica, e rimanere sempre sul pezzo. Ragazzi, partiamo, andiamo a vedere i wallet migliori per Lightning Network. Iniziamo a vedere come funziona Blue Wallet, che è tra tutti quelli che vi descriverò oggi forse quello più completo, però ha la limitazione ovviamente di essere soltanto per mobile. È un'applicazione per smartphone e tablet, sia iOS che Android. La potete scaricare su bluewallet.io cliccando sull'icona inerente al dispositivo che possedete, oppure direttamente dall'App Store. Vedete, io vi mostro oggi, ovviamente avendo un iPhone, vi mostrerò la sua versione iOS, ma la controparte Android è esattamente identica. Una volta scaricato, l'applicazione è immediatamente disponibile, quindi una volta aperta si presenta così. Qua abbiamo una panoramica dei wallet che abbiamo creato sull'applicazione. Io per ora ne ho creati due di test, quindi per smanettarci un po', e sotto una cronologia delle transazioni. Vedete, una che mi è scaduta e una che ho creato un'ora fa. Per ora ignoriamo anche questo, perché prima vi spiego come funziona, così poi andiamo a capire come funzionano appunto le transazioni stesse. È possibile creare due tipologie di wallet sull'applicazione: un wallet standard Bitcoin, quindi direttamente appunto su blockchain, oppure un nodo Lightning. Il Lightning Network, detto in breve, è un ulteriore strato che si trova sopra, immaginiamocelo, la blockchain Bitcoin, e opera in parallelo. Quindi si crea un canale nel quale vengono impegnati dei fondi, e quel canale si chiama State Channel, perché il suo stato viene aggiornato ogni volta che viene lanciato una transazione sulla Lightning Network, e alla fine lo stato finale viene trasmesso alla blockchain. Ogni stato ovviamente contiene il balance di coloro che partecipano al canale, quindi ogni transazione andrà ad aggiornare lo stato, andando a dire: io ho dato 100 satoshi all'altro, l'altro ha dato 300 satoshi a quest'altro, eccetera eccetera. Alla fine il bilancio finale, una volta che si chiude il canale, viene ritrasmesso alla blockchain. Tra poco vi faccio vedere come avviene questo passaggio dentro all'applicazione. Facciamo un passo indietro. Vi ho detto due tipologie di wallets: Bitcoin o Lightning. Il wallet Bitcoin implementa il SegWit, che sta per Segregated Witness. È un aggiornamento che è stato eseguito tramite soft fork a Bitcoin un po' di tempo fa, che fondamentalmente ha come scopo alleggerire la blockchain, sgravandola un po' cioè rendendo un po' più piccole in termini di bytes le transazioni, e quindi velocizzandole, facendo pagare meno fees. Ci sono due tipologie di wallet SegWit implementabili. Vedete, abbiamo HD SegWit BIP49 Pay to Script Hash, oppure SegWit Pay to Script Hash. Sono questi due, ok? Che differenza c'è? SegWit è quello nuovo. Il SegWit ha degli indirizzi diversi che sono scritti in uno standard che si chiama BEC32, e alcuni exchanges ancora non sono compatibili. Quando lo ritiri
c'è il rischio che ti dica che appunto il wallet non è riconosciuto. Hanno un formato diverso che non inizia per 1 o 3 come tutti gli address Bitcoin, ma inizia con un'altra stringa che ora non ricordo esattamente. Comunque, per ovviare a questo problema c'è l'altro wallet che è Segwit BIP49, che è proprio un BIP finalizzato a rendere retrocompatibile il Segwit. Quindi abbiamo un trade-off, nel senso che le transazioni sono leggermente più pesanti, all'incirca del 10% rispetto al Segwit nuovo, però appunto è retrocompatibile, quindi ha un formato di address riconosciuto anche dagli exchanges che non riconoscono i Segwit nuovi, BEC32. HD sta per Hierarchical Deterministic, che significa che ogni transazione, quindi ogni volta che riceviamo una transazione, la riceviamo su un address differente. Questo per avere un livello maggiore di privacy, e in ogni caso tutti quanti gli address sono riconducibili al seed, le classiche 12 o 24 parole da cui vengono generate tutte le chiavi private con un algoritmo più o meno ad albero, e in questo modo appunto abbiamo a disposizione un enorme numero di address diversi, e ognuno di essi, cioè a turno, viene utilizzato per ricevere le transazioni. Quindi una transazione un address, una transazione un address, ma sono tutti raggruppati, tutti gli address nel medesimo wallet, grazie appunto all'applicazione che implementa il determinismo gerarchico. Questo per quanto riguarda il wallet Bitcoin. Vi faccio vedere in breve come se ne crea uno. Ne vado a fare uno HD col BIP49, New Segwit, va bene. Qua mi dà, vedete, sono 24, 6x4, sì, 24 parole di backup. Ovviamente questo lo lascio vuoto, quindi se volete provare a entrarci fatelo pure. Ed eccolo qua, questo è il mio nuovo wallet Segwit HD. Se ci clicco sopra, questo è un semplice wallet Bitcoin, quindi non vi devo spiegare niente di che, possiamo ricevere o inviare, e se inviamo, vedete, possiamo scegliere anche la fee, quindi molto comodo. Posso partire da un satoshi per byte, che è estremamente lento, arrivando fino a 50, quindi molto comodo il fatto del poter scegliere una fee. Questo ci interessa fino a un certo punto, perché in realtà io volevo vedere con voi i wallet Lightning. Se io non avessi il wallet Segwit, guardate, vi faccio vedere, lo cancello. Chiaramente c'erano anche tutti gli strumenti di backup del wallet Segwit, potevo scrivermi le mie parole, mi faceva vedere la chiave pubblica e le chiavi private, insomma, come un wallet Bitcoin standard. Se io vado a creare un nuovo wallet Lightning, chiamiamolo L3, visto che ne ho già due, mi dice: attenzione, tu non hai un wallet Bitcoin attualmente, per fare il funding al Lightning Wallet devi avere il wallet Bitcoin. Puoi continuare lo stesso? Io posso fare sì o no, ovviamente a prescindere, però mi sta dicendo che se io non ho almeno un wallet Bitcoin sull'applicazione, non posso fare il funding del canale, quindi non posso andare ad inviare fondi, o meglio, non posso andare ad alimentare il mio wallet con i miei stessi fondi. Quindi, detto in parafrasato di nuovo in altre parole, non posso inviare Bitcoin da un indirizzo Bitcoin standard che è al di fuori di questa applicazione. Quindi se io ho Bitcoin altrove, o importo il wallet importandolo tramite il seed qua sopra, oppure mi invio da lì a un nuovo wallet Bitcoin che vado a creare qua sopra, e poi faccio il funding del Lightning Wallet. È tutto qua. Per quanto riguarda il Lightning Wallet, invece, andiamolo ad aprire e vediamo come funziona. Vedete, posso fare Manage Funds, ovvero posso ricaricare il wallet, però ovviamente non ho nessun wallet Bitcoin, quindi non me lo fa fare. Withdraw, medesima cosa. Ecco qua, mi rimanda a zigzag.io, che è un'applicazione esterna, diciamo, e praticamente mi invia direttamente da Lightning a blockchain. È la medesima cosa. C'è un minimo e un massimo, chiaramente, e una fee. Comunque è un servizio che appunto mi permette di fare questa transazione. Ritorniamo all'applicazione.
A proposito di servizio esterno, vi ricordo una cosa, visto che ovviamente è molto bella, molto comoda l'applicazione, però ha alcune cose che per qualcuno potrebbero essere dei contro. Si parla di un po' di centralizzazione, perché comunque utilizzando Blue Wallet noi stiamo utilizzando un servizio di terzi. Mi è venuto in mente parlando di Zigzag, però Blue Wallet si appoggia a un nodo che si chiama LND Hub e è un nodo ovviamente gestito da terzi, quindi noi i fondi li stiamo affidando a terzi fondamentalmente, che hanno il loro controllo potenzialmente, anche se il codice è tutto open source, quindi verificabile, forcabile in teoria e quant'altro, e però appunto ci stiamo appoggiando a un servizio di terze parti. Questo è ovviamente anche quello che facciamo quando depositiamo i fondi su Binance o su Coinbase, però è giusto saperlo ed esserne consapevoli. Per essere totalmente indipendenti dovremmo avere il nostro nodo Lightning Network. In quel caso lì gestiamo i fondi direttamente da lì. Però è tutto un altro andare, perché poi il nodo deve essere sempre online per ricevere o trasferire comunque fondi, mentre il nodo di LND Hub è comunque sempre online perché è gestito da loro su larga scala e quindi ha delle prestazioni da mantenere. Insomma, ci stiamo appoggiando ad un servizio assolutamente affidabile. Ci rimettiamo un po' in privacy e un po' in fiducia, nel senso ci stiamo dando fiducia. Ovviamente, trattandosi di Lightning Network, il must è sempre di non metterci dentro 10 bitcoin, ovviamente, perché la Lightning Network non è fatta per quello, ma è fatta per averci, che ne so, 50 euro per fare le spesucce immediate, ecco, come se fosse un portafoglio con dentro un po' di contanti, per fare un paragone. Torniamo a noi, abbiamo visto come si fa il funding e il ritiro dei fondi dal Lightning Wallet, e invece non abbiamo visto come si fa a ricevere o inviare. Vedete, ci sono sotto due pulsanti abbastanza autoesplicativi con scritto receive e send. Se io faccio receive, devo già precompilare la quantità, perché il Lightning Network funziona tramite invoices, che sono delle richieste, chiamiamole così, che io creo nel momento in cui creo appunto la somma da ricevere. Io decido, che ne so, che voglio 2000 satoshi, che sono 10 centesimi, mi fa la conversione. Posso mettere la descrizione, metto test 2 perché una l'avevo già fatta, se avete visto, create, ed ecco qua che mi mostra il mio invoice, che è un QR code, eccolo, e che contiene questa chiave che vedete qua sotto, che inizia con LNBC in minuscolo. Questa chiave, se la tocco, vedete, me la copia, ed è per quel motivo che prima mi ha detto, se vi ricordate, che avevo già un invoice copiata negli appunti, ora me l'ha copiata negli appunti, e quindi se la vado a incollare su un altro wallet da cui voglio inviare fondi a questo, mi fa l'invio di esattamente 2000 satoshi. Però funziona leggermente diverso dai trasferimenti standard di Bitcoin, proprio perché qui c'è una somma predefinita, cioè se io ho bisogno, devo ricevere 2000 satoshi, non è che uno me ne può mandare 3000 o 1500, ma me ne deve mandare 2000 con una transazione, questo per fare l'aggiornamento dello stato del canale. Questa chiave posso condividerla ovviamente con i vari servizi oppure copiarla. Col QR code è molto semplice, perché colui che, supponiamo, me la vuole inviare può fare la scansione tramite fotocamera del QR code e quindi inquadrandolo mi andrebbe automaticamente ad incollare questa chiave che io mi ero copiato, eccola qua, che è l'invoice che abbiamo appena generato. Vedete, 2000 satoshi, 10 centesimi, test 2, il commento, scade in 59 minuti, perché c'è un parametro che è la scadenza per ogni transazione eseguita su Lightning Network, che è modificabile in realtà. Questa applicazione la impone a 60 minuti e quindi quello è. Se passano 60 minuti occorre generare un nuovo invoice, altrimenti questo non è più valido. Una volta che ho tutto pronto, faccio pay e ovviamente adesso mi dice che non posso pagarla col medesimo wallet, perché l'ho generata direttamente da questo ovviamente, e in ogni caso non avrei fondi per pagarla perché sono poverissimo.
Questo è quanto per quanto riguarda il trasferimento e la gestione di fondi via Lightning Network tramite Blue Wallet. Quindi abbiamo visto come gestire i portafogli, ovviamente li possiamo anche cancellare, possiamo modificare la lingua, non so perché non l'ho fatto prima. E basta, questo è veramente quanto. È molto molto semplice. Vi consiglio di scaricarla e provarla e insomma smanettarci un po' anche voi per entrare nel mondo di Lightning Network. La seconda applicazione, il secondo servizio che vi mostro riguardo sempre all'utilizzo di Lightning Network è un servizio desktop, una estensione per il browser che funziona sia su Chrome che su Brave. Vedete, io l'ho installata su Brave e funziona benissimo. Che cos'è? Appunto, è un'estensione che ci permette di gestire transazioni su Lightning Network, quindi è il medesimo concetto che di cui abbiamo parlato prima per Blue Wallet, quindi è un servizio di terzi che si appoggia a nodi gestiti da terzi, quindi con le medesime conseguenze, ma in questo caso desktop. Quindi vedete, una volta installata l'estensione, che se andate su bitloom.io, cliccate install for Google Chrome anche da Brave, vi rimanda al portale di download delle estensioni, ve la scaricate, la installate e poi trovate questa iconcina qui. Che se ci cliccate sopra, beh, inizialmente vi fa creare un account che io ho fatto, adesso vedete qua mi fa fare il logout, ve lo faccio giusto vedere, ma se voi andate a inserire la vostra email e la vostra password, abbiate pazienza, volevo farvelo vedere, vi fa fare il login, ovviamente la prima volta va creato l'account. Io ho il bilancio a zero, quindi posso soltanto ricevere, però come vedete da questa semplice animazione, il pagamento è altrettanto veloce. Quando voi avete i fondi qua dentro, sotto appare la possibilità di inviare, cosa che io ovviamente non posso fare. Allora, la prima cosa da fare ovviamente è ricevere fondi. Come si fa? Cliccando Receive Funds. Vedete che ci sono due modi, quindi Lightning Network Bitcoin, quindi ricevo direttamente da un altro wallet Lightning Network, oppure On-Chain Bitcoin. On-Chain Bitcoin, vedete, mi fa mandare i Bitcoin ad un address di terzi, ovviamente, che poi provvederà a farmi il caricamento dei fondi sul mio wallet di Bitloom, quindi è una cosa istantanea. Una volta che ho caricato i fondi, li posso inviare e ovviamente li posso inviare sia a un indirizzo Bitcoin che ad un indirizzo Lightning Network. Chiaramente le fees saranno differenti e anche adesso si appoggia al servizio zigzag.io per fare i movimenti vari da Lightning a blockchain. E quindi questo è quanto, è veramente semplice. Essendo un'estensione di Chrome, del browser, riconosce alcuni siti. Quindi vedete qua sotto ci sono alcune funzioni, quindi ad esempio, non lo so, proviamo, vi faccio vedere Play Roulette, mi manda su lightningspin.com e vedete che questa interfaccia, che altro non è che una roulette per l'appunto, mi prende l'input automaticamente del mio bilancio di Bitloom perché è integrato, ok? Quindi ci sono alcuni siti che si integrano direttamente con questa estensione e mi permettono tramite Lightning Network di fare queste micro operazioni, in questo caso la scommessa, il gioco d'azzardo, ma ci sono anche altre possibilità, cioè il gaming classico come ad esempio gli scacchi, e vedete, quello che mi piace di più, che apre le porte veramente a tantissimi potenziali utilizzi di Lightning Network, è la possibilità di pagare per un servizio che si riceve, micropagare un servizio. Quindi qua l'esempio è di supportare i content creators su Twitter e Twitch. Quindi paid for article significa che io leggo un loro articolo e automaticamente il browser fa un micropagamento a loro, che posso ovviamente impostarne l'entità e quant'altro. Però pensate, provate a fare un salto di paradigma, ecco, e immaginarvi che è possibile pagare per task, quindi che ne so, se un servizio di streaming video che fa pagare i video al secondo, addirittura io guardo un secondo, ogni secondo viene generato un invoice o un pagamento via Lightning Network e ogni volta che il pagamento viene eseguito mi eroga il secondo successivo. Ovviamente Lightning Network ha un throughput altissimo di svariate migliaia di transazioni al secondo, essendo istantanee, e pertanto tutto ciò è assolutamente possibile ed automatizzabile.
Quindi io decido di pagare e il pagamento avviene appunto in streaming. Immaginatevi, facciamo un altro salto in avanti, lo streaming del lavoro. Quindi si può pagare il lavoro di una persona, di una macchina, di qualsiasi cosa, per appunto anche al secondo, in teoria. È veramente un potenziale enorme. Quindi questo è quanto per quanto riguarda BitLam. L'ultimo servizio che vi voglio mostrare si chiama Tipping.me e anch'esso nasce come estensione di browser, in realtà non soltanto. Che differenza c'è con BitLam, vi starete già chiedendo? Tra poco lo capirete. Allora, Tipping.me nasce come integrazione con Twitter, sì, perché per fare il login, semplicemente, anche, serve avere un account su Twitter. Quindi, guardate, vi faccio vedere, facciamo il login con Twitter e lui tramite le API di Twitter prende le credenziali e basta e vi fa fare il login. Quindi io ad esempio ho creato un account di Twitter solo per questo, io non lo utilizzo. E vedete, è una tip jar, si chiama, quindi è una sorta di piccolo wallet utilizzato per fare tipping, quindi per dare piccole mance a chi secondo noi se lo merita, oppure ovviamente per riceverle. Qui in chiaro, al centro dello schermo, vediamo il nostro balance, che attualmente è 0 in satoshi ed in dollari. Da qui si può scaricare l'estensione del browser e, come vi dicevo, è pensata soprattutto per essere utilizzata con Twitter. Perché? Ve lo mostro subito. Allora, guardate, qua l'ho aperto soltanto perché fa vedere una piccola preview. Se abbiamo l'estensione installata, l'interfaccia di Twitter cambia leggermente, perché oltre ai soliti pulsanti, commenta, retweet o like, vediamo un fulmine qua, un piccolo fulmine, che significa dai un tip. Quindi io posso appunto dare una piccola mancia a coloro che secondo me hanno scritto un bel tweet, hanno una bella opinione, eccetera eccetera, se lo meritano, e appunto utilizza tipping.me. Devo averlo sia io che loro, chiaramente, perché fa una transazione Lightning Network. Detto questo, ho fatto qualche saltino, ma adesso ci arriviamo. Quello che vedevate prima, il QR code, è il mio tipping, la mia tipping page, che è accessibile tramite questo link, vedete, che è condivisibile. Quindi io posso andare a creare questo invoice dinamico, più o meno. A differenza degli invoices che abbiamo creato prima con le applicazioni, non ha una quantità prefissata, quindi non devo ricevere per forza un tot di satoshi, ma è libera e non ha scadenza. Quindi la differenza tra tipping.me e il, ad esempio, BitLam è che non c'è da generare un invoice a scadenza e appunto quantità prefissata, ma genero questa tipping page che vado a condividere e mi si può inviare a questa richiesta una quantità qualunque di satoshi e senza una scadenza. Quindi appunto, aprendo la tipping page, è sufficiente inviare fondi e belli che arrivano. Ok? Ovviamente anche in questo caso si può aprire un canale diretto per non fare il routing che Lightning Network fa, scelta personale, e se vedete faccio copy request, praticamente qua posso condividerlo ad altri ed è come dargli l'invoice che mi ha generato in questo momento. Vedete, ve lo volevo far vedere, se lo apro, nuovo documento, lo incollo, vedete LNBC inizia, è esattamente un invoice. E quindi questo è quanto. Che altro si può fare con tipping.me? Dunque, creare un web button, vedete che praticamente include la mia tipping page ed è un bottone, quindi lo posso andare a incollare ad esempio sul mio blog, sul mio sito web, dovunque, vedete, è del codice HTML, e posso andarlo a provare qua, vedete, questa è una preview. Sarà fatto così il bottone e quando lo clicco, eccolo, vedete, apre questo piccolo pop-up col mio invoice senza scadenza e senza quantità prefissata. Quindi ecco, è a questo che serve, veramente semplice, straightforward. È possibile infine fare cash out, però attenzione, è necessario un wallet Lightning Network, quindi ad esempio BitLam o Blue Wallet per fare cash out. Questo non prevede quei passaggi che sono l'integrazione con la blockchain, che
a quello che fanno Blue Wallet e Bitlam con ZigZag, quindi c'è da fare un passettino in più. Questo appunto è da caricare con, che ne so, 10.000 satoshi per dare un po' di mancette in giro, oppure per riceverle e poi fare cash out al proprio wallet. Quindi questo è quanto. Sono tutti servizi molto utili e molto comodi che ci permettono di entrare a far parte di questa Lightning Network, che è un'infrastruttura veramente potentissima, ad alto potenziale, che potrebbe davvero rivoluzionare l'utilizzo della blockchain Bitcoin e renderla molto più comoda per molti molti motivi. Inoltre introduce tutta una nuova serie di possibilità come quelle di cui abbiamo parlato prima. Vi consiglio di iniziare a smanettarci un po', proprio perché nella nostra community vorrei implementare un incentivo appunto al tipping, quindi mi piacerebbe che tutti quanti noi avessimo un wallet Lightning, in modo che io possa darvi a voi un piccolo tip quando partecipate alle attività della community, quando aiutate qualcuno che ha bisogno, e mi piacerebbe che questa cosa prendesse piede anche tra di voi. Quindi vi suggerisco di iniziare appunto scaricando e prendendo la mano con questi strumenti qui, e poi in seguito vi spiegherò meglio che cosa ho intenzione di fare. Ragazzi, come sempre un caro saluto, grazie per avermi seguito, spero che il tutto vi sia stato utile. Sapete che se volete sostenermi, al di là del tipping che non è ancora implementato, potete farlo tramite i Basic Attention Token, così insomma mi gratificate un po'. Un saluto di nuovo e buona serata.